salto d'epoca dalle più storiche del 1910 a quelle del 1990. Equipaggi provenienti un po' da tutta Italia per la quinta edizione della Marca Classica, la manifestazione organizzata da AC Treviso che lo scorso weekend ha animato la città. Fine settimana è iniziato con la Power Stage, prova speciale tra le mura del centro, e proseguito alla scoperta del territorio con la gara di regolarità classica, valevole per il campionato italiano di specialità e la regolarità turistica. 72 equipaggi, quindi un notevole aumento rispetto alla quarta edizione. Siamo alla quinta, quindi in qualche modo ci siamo fatti il nome, come si dice. Ci sono almeno una decina di top driver, cioè quelli più bravi, e siamo alla decima tappa di quello che è il campionato d'Italia, ne mancano altre due, e pertanto nelle ultime tre, come si dice, insomma, si cominciano a fare i calcoli di chi può ambire a diventare il campione dell'anno, e quindi il motivo per il quale forse sono maggiormente stimolati, ecco, e questo è un piacere anche vedere le sfide, vedere come gareggiano. Splendido lo scenario sportivo con le auto transitate per Castelfranco, Cavaso del Tomba, Pederoba e Asolo, un mix di cultura, storia e natura davvero impareggiabile. Devo dire che piano piano stiamo diventando, oltre a una gara, proprio un marchio di qualità, e questo ci fa molto piacere. È una gara che presenta un biglietto da visita della marca, e quindi partendo dal capoluogo a tutte le località più caratteristiche, diciamo fanno come ovvio una bellissima figura e offrono delle situazioni veramente interessanti, soprattutto a equipaggi che non sono mai venuti a trovarci, ed è molto probabile, per non dire sicuro, che torneranno anche negli anni prossimi. Tre gli equipaggi, tutti al femminile, e tanti giovani a disputare la gara. Ci sono anche delle prove un po' più lunghe che passano anche in piccoli borghi, nella campagna, che è veramente fantastica e rilassante tutto questo verde. La gara è molto, molto difficile, più complicata dello scorso anno. Noi stiamo andando molto bene e siamo contenti. Gara molto tecnica, percorso bellissimo, con delle insidie messe veramente in maniera gagliarda, come si dice. È un team giovanissimo, da dove venite? Da Bergamo, quindi un viaggetto, però siamo contenti, gara veramente organizzata bene. Siamo partiti vicino a Treviso, non siamo ancora andati a visitarlo, ma mi hanno detto che è bellissimo, quindi magari all'arrivo più tardi andremo. A conquistare la vittoria Alberto e Giuseppe Scapolo con la Fiat 508C. Per loro il quarto successo su 5 edizioni della marca classica, che si conferma tra le competizioni più riuscite e apprezzate.